Ah, già parato un attimo. Sì, ok. Ok, a su 5 minuti circa. Ok, cercheremo di farla più veloce possibile. Tanto di solito se ci sono problemi con i nervi cranici sono abbastanza evidenti, però le devo dire che se dovessi trovare cioè, algun problema, avrà bisogno di una visita un pochino più lunga, un pochino più approfondita. Sì, ma quello lo può poi organizzare nel caso con la segretaria fuori. Mi confermi solo il suo nome, per favore? Ok, la sua età. Ok, e come mai ha deciso di svolgere una visita dei nervi cranici? Non sono troppo diffuse. Ok, e questo quanto tempo fa è stato? Ha notato alcun cambiamento, per esempio, con la sua vista, il suo olfatto, il suo dito? No. Ok, sì, faremo assolutamente veloci, non si preoccupi. Allora, iniziamo subito col primo test. Lei deve semplicemente identificare dei colori. Esatto, sì, qua ho una serie di colori diversi, come vede. Io indicherò un colore e lei deve semplicemente identificarlo. Quindi, per esempio, che colore vede? Questo qua. Ok. Che colore è questo? Ok. Questo? Questo qua? Ok. Che colore è questo? Vede alcuna differenza tra questi tre colori che ha appena identificato? Ok. Perfetto. Direi che non ha problemi a riconoscere i diversi colori o le gradazioni di colore. Ora facciamo un altro tipo di test. Lei deve guardare dritto davanti a sé. Sì, non deve muovere la testa. Adesso non può vedere perché sono al di fuori del suo campo visivo, ma io ho così due dita e le farò entrare nel suo campo visivo, ok? Quindi lei deve semplicemente dirmi quando effettivamente lei vede entrare le dita nel campo visivo. Molto più facile a farsi che a dirsi. Iniziamo. Ok, sempre guardando dritto, io adesso con le mani farò dei numeri, così vede. Deve semplicemente dirmi che numeri vede. Ok. Sì, vado un po' veloce. Ok, perfetto, direi nessun problema. Quindi nessun problema neanche di olfatto, me l'ha detto. Ok, lo scopriamo subito. Ho qua una crema che ha un odore abbastanza specifico e riconoscibile. Se non dovessi riconoscerlo, comunque faremo altri test. Per favore, la annusi e mi dica che odore sente. Mandorle, esatto, direi perfetto, allora nessun problema. Per il test dell'udito le farò chiudere gli occhi. Io farò precisamente questo suono. E lei con gli occhi chiusi mi deve semplicemente dire quando sente questo suono. Ok? Iniziamo. Chiuda gli occhi. Ok, ora stessa cosa mi deve semplicemente dire quando sente il suono iniziare e quando sente il suono finire. Quindi quando lo sente iniziare puoi dirmi inizio. E quando non lo senti più mi dice finito o fine, ok? Iniziamo. Ok, direi nessun problema. Ultimo test, un test della sensibilità. Ho qui un pennello per il trucco, molto soffice, come vede. Le toccherò varie parti della faccia, per esempio le guance, il naso, la fronte. Lei terrà gli occhi chiusi, mi deve semplicemente dire quando sente il tocco del pennello. Ok. Ora, come vede, questa estremità è soffice, mentre questa è più appuntita. Non fa alcun male, come vede, però la sensazione è diversa. Quindi la toccherò una volta con la parte appuntita e una volta con la parte soffice. Mi deve semplicemente dire quale parte sente, ok? Ok, un'ultima volta. Perfetto. Beh, direi nessun problema riscontrato. Chiaramente le può
È libero di organizzare un'altra visita se sente di riscontrare altri problemi in futuro, ma al momento non mi sembra di aver iniziato alcunché e può stare tranquillo, può andare al suo appuntamento perché ci aveva messo più o meno 5 minuti, quindi siamo perfettamente nei tempi. Buona giornata e grazie per essere passati da noi.